ritrovato il diario di prigionia di Don Artemio Zanni. I vescovi dell'Emilia-Romagna in ritiro a Marola, parla il predicatore Padre Lepori. Per le strade del centro storico di Reggio, il vescovo Camisasca ha guidato la suggestiva processione del Corpus Domini. In Brasile, i progetti della diocesi di Rui Barbosa per i giovani. Un cordiale benvenuto a tutti. Eccoci ad una nuova puntata del telesettimanale della Libertà. Oggi la prima notizia ci fa fare un balzo indietro nel tempo di quasi 70 anni. Il professor Giovanelli ci parla infatti del ritrovamento di un prezioso diario che sembrava fosse andato perduto. L'armistizio di Cassibile dell'8 settembre 1943 segna la fine delle ostilità italiane contro le forze anglo-americane alleate. I nostri militari, costretti al disarmo, sono posti di fronte alla scelta se continuare a combattere con i tedeschi o essere inviati in campi di detenzione. In pochi scelgono di arruolarsi nell'esercito del Führer e a centinaia di migliaia vengono deportati in Germania come prigionieri di guerra, costretti a condizioni di lavoro durissime. Fra i militari italiani deportati ci sono anche quelli dell'importante presidio militare di Pola, dove dal 1942 si trova Don Artemio Zanni, sacerdote reggiano, in qualità di cappellano militare. Al momento della caduta di Pola, Don Artemio sceglie liberamente di seguire i propri soldati nella prigionia a Berlino. Don Zanni rimane in Germania dal settembre del 1943 all'agosto del 1945 e annota ciò che accade in un diario che è andato perso dopo la guerra. Le ricerche sono riprese recentemente e pochi mesi fa, dopo 69 anni, il diario è stato ritrovato a Udine. Oltre al diario, un semplice quaderno di scuola, è stato rinvenuto anche un poemetto in 33 ottave intitolato Speranza e corredato da fotografie di soldati. Tra il materiale tornato alla luce vi sono anche lettere per la famiglia e il vescovo di Reggio, certificati di morte e un album con altre foto dei compagni di prigionia e vignette disegnate dai soldati. Il ruolo del cappellano consisteva soprattutto nel tenere alto il morale degli italiani, nel mantenere viva la speranza, nell'affrontare le difficoltà della prigionia, in particolare la fame, la restrizione completa di libertà, il lavoro vero e proprio da schiavi, rimuovere macerie sotto lo sguardo di un picchetto armato tedesco, non era certamente dei più facili. Eppure Don Zanni è riuscito a mantenere viva la speranza del ritorno, esattamente come dice in questo diario, anzi in questo poemetto, da lui intitolato significativamente Speranza, in cui, commentando le vicende anche di singoli italiani prigionieri, cerca però di non insistere sul dolore che sopportano, ma di insistere invece nel mantenere viva la speranza del ritorno. Appuntamento sull'Appennino reggiano, come ogni anno, per i vescovi dell'Emilia-Romagna. Presso il centro diocesano di Marola, infatti, hanno partecipato ad una settimana di esercizi spirituali. Vediamo com'è andata. Il canto gregoriano risuona tra le antiche mura della chiesa abbaziale di Marola, dove in questi giorni si sono svolti gli esercizi spirituali dei vescovi dell'Emilia-Romagna. La preghiera liturgica dei pastori diocesani e di alcuni sacerdoti risuona nella romanica austerità del tempio, impreziosita dalla voce di Letizia Butterin, viceorganista della cattedrale di Verona, e animata sapientemente dall'accolito Marcello Mantellini. Nella giornata del 25 giugno presiede la messa mattutina il vescovo di San Marino Montefeltro Andrea Turazzi, al suo fianco il vescovo di Rimini Francesco Lambiasi e il bolognese Monsignor Ernesto Vecchi. A proporre l'omelia e a predicare gli esercizi nel centro di spiritualità di Marola è un presbitero di origine svizzera, Don Mauro Giuseppe Lepori, abate generale dell'ordine cistercense. Io ho deciso di approfondire un versetto del Cantico dei Cantici che mi ha particolarmente colpito mentre ero in pellegrinaggio in Terra Santa proprio sul Calvario, un versetto in cui lo sposo dice alla sposa: tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, sposa, tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo sguardo. Cioè, quindi cerco di approfondire
il rapporto con Cristo che in fondo ci dona il suo cuore, tutto se stesso, e questo al prezzo di uno sguardo che può essere di un istante e che deve essere per tutta la vita. L'ordine cistercense è un ordine monastico di diritto pontificio. Ebbe origine nell'abbazia di Citeaux, in Borgogna, nel 1098. Abbiamo approfittato della presenza a Marola dell'abate generale per chiedergli qualche notizia in più. Attualmente il mio ordine è composto da comunità in 4 continenti, quindi escludendo l'Australia, e si sviluppa numericamente molto in Vietnam, nell'Asia, un po' in Africa, soprattutto in Etiopia e in Eritrea. Ha la caratteristica di essere un ordine misto di monaci e monache, quindi in cui la vita monastica, la vita religiosa deve essere un po' sempre attenta all'aspetto maschile e femminile della sequela di Cristo. Ha assunto l'incarico di nuovo rettore del seminario diocesano proprio pochi giorni fa, precisamente venerdì 20 giugno. Stiamo parlando di Don Alessandro Ravazzini, 43 anni, di Sassuolo. Oggi lo abbiamo con noi ospite in studio. Benvenuto Don Alessandro, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi invitato e insieme a voi saluto tutti i telespettatori. Don Alessandro, partiamo da te e dalla tua nomina a rettore. Come stai vivendo questo momento e quali obiettivi e propositi ti sei dato, ti sei prefissato nell'accettare un incarico così bello e al tempo stesso così importante e delicato? Di sicuro sono sentimenti di trepidazione quelli che vivo, anche se mi sento molto accompagnato dal Vescovo Massimo, che in questi mesi mi ha incontrato più volte, e anche dall'amicizia con Don Gabriele, che sarà un po' un faro illuminante agli inizi di questo ministero. Penso che, come in ogni incarico nella Chiesa, più che delle progettualità ci siano delle persone da considerare, un dono pastorale, per cui non è tanto quello che devo fare, ma a chi sono consegnato e chi mi è consegnato, che diventano il cuore del mio ministero. Quindi, ecco, ho già iniziato a pregare ogni giorno per i ragazzi, non vedo l'ora di incontrare i seminaristi e per vivere con loro anche un'esperienza forte di vita comunitaria. Penso che partiremo anzitutto da lì, con loro i preti giovani e un po' tutti i collaboratori in questo così importante ministero che mi ha affidato. Ecco, oltre che rettore del seminario, sei anche responsabile del servizio diocesano Vocazioni. Puoi spiegarci di che cosa si occupa questo organismo diocesano ecclesiale? Di sicuro è uno strumento che vuole suscitare animatori vocazionali che attraverso la preghiera, attraverso la testimonianza entusiasta della loro vocazione, vogliono aiutare i fratelli anche a corrispondere in modo generoso a questo progetto d'amore che lui ha su di loro. Quindi cercheremo di continuare le esperienze di preghiera, ma anche di incontro. Sarà nostra cura, per esempio, organizzare sul territorio, nelle varie parrocchie che ci chiameranno, insieme ad alcuni giovani, ai seminaristi, a una sorta di equip vocazionale, degli incontri, delle testimonianze, anche per aiutare questa animazione sul territorio, un'animazione vocazionale a 360 gradi, che prevede anche vari percorsi, quelli più tradizionali, ormai consolidati, penso al cammino dei Samuel, ma anche altre esperienze che stanno nascendo in questo periodo. Ecco, un'ultima domanda riguarda il nuovo progetto vocazionale Il Pozzo di Giacobbe, che lo stesso Vescovo Massimo ha anticipato ai giovani durante l'incontro la serata del 16 maggio. Di cosa si tratta? Già una quarantina di giovani provenienti da tutta la diocesi ha deciso di rispondere all'appello del Vescovo per questo itinerario, che permetterà a tanti giovani di interrogarsi sul senso profondo della loro esistenza, su quelle domande di senso anche che permettono loro di vivere in modo pieno la vocazione alla vita, il dono del battesimo. L'immagine del pozzo è quella che ci dice anche di questo luogo dell'alleanza, dove vengono fatti gli interrogativi, le domande più importanti, le provocazioni esistenziali ed essenziali, un po' come è successo la Samaritana con Gesù in quel pomeriggio a Sicar. Ecco che una volta al mese, la domenica, ci incontreremo per pregare, anzitutto per ascoltare la parola di Dio che contiene questo invito
a lasciarsi conquistare dal suo amore. Ascolteremo testimonianze di numerose persone che ci diranno anche il fascino e la bellezza di vivere in modo pieno questa risposta alla chiamata del Signore, e conosceremo meglio anche la nostra Chiesa diocesana. E il percorso sarà guidato da Don Daniele Scorrano insieme ad alcuni giovani che ormai si stanno già organizzando per prepararsi a questa avventura che inizierà appunto ad ottobre. È possibile iscriversi attraverso anche una mail che è stata creata appositamente, pozzodigiacobbe.re@gmail.com. Dicevo che già tanti stanno rispondendo e penso che nel corso di quest'estate, che è un periodo anche di discernimento e di decisione, se ne aggiungeranno altri. Speriamo. Tu sei stato molto chiaro e molto esaustivo e ti ringraziamo di cuore per essere stato con noi. Grazie a voi. Alla prossima. Giovedì 23 giugno si è chiuso solennemente questo anno pastorale con la messa in cattedrale presieduta dal Vescovo Massimo e la processione del Corpus Domini per le vie del centro storico di Reggio. Vediamo il servizio. Gesù che cammina con noi, che entra nella nostra vita di tutti i giorni. È questo il messaggio lanciato dal Vescovo Massimo durante la festa del Corpus Domini di giovedì 19 giugno, che come ogni anno ha concluso l'anno pastorale con la messa in cattedrale e la tradizionale processione per le vie della città. Una Reggio raccolta e composta ha accompagnato il lungo corteo che, partendo da Piazza del Duomo, vi ha fatto ritorno attraversando via Emilia San Pietro, via Boiardi e via Toschi. Quello della solennità del corpo e sangue del Signore è un mistero di silenzio e luce, ha spiegato Monsignor Camisacca. Il silenzio eloquente di chi sa ascoltare l'Eucaristia, che ci parla perché è un pane vivo che nutre per la vita eterna. E un mistero di luce perché se fossimo in grado di mettere al centro della nostra vita Gesù nostro cibo, essa sarebbe segnata da una gratitudine e da uno stupore continui, come luce in un mondo sempre più spesso distratto e lontano da Dio. L'invito del Vescovo è poi quello di prendere come esempio la vita dei Santi, su tutti San Francesco e Santa Chiara, coloro che hanno saputo insegnarci come stare di fronte a Dio e come accettare le distanze tra le cose altissime di Dio e quelle più umili della quotidianità. Una volta ritornato in piazza, il corteo dei fedeli è stato congedato con la benedizione eucaristica conclusiva, avvenuta in quel silenzio tanto evocato, mentre l'ostia consacrata veniva portata verso il tabernacolo, accompagnata dal canto del Magnificat. Una festa per le famiglie che apre l'estate reggiana. Sabato 5 luglio, Piazza del Duomo si colorerà allegramente dal mattino fino a sera inoltrata con l'iniziativa Reggio in Festa, una proposta che nasce dalla collaborazione tra numerose realtà associative reggiane. Il tema guida dell'intera giornata è Che cosa riaccende la speranza? Un argomento sul quale sarà incentrato anche l'incontro con testimonianze delle ore 18:30. Al mattino, dopo la messa in cattedrale alle ore 9, il programma prosegue con l'animazione per bambini, quindi la lezione interattiva di softball, al pomeriggio una grande caccia al tesoro e nel dopocena il concerto di musica irlandese della Shamrock Band. Il programma completo lo trovate sul settimanale La Libertà del 28 giugno. Tra le realtà missionarie in cui opera la nostra diocesi c'è anche quella del Brasile. Nello stato di Bahia, dal 2001, vive ed opera un reggiano, Gianluca Guidetti. Lo abbiamo incontrato. La diocesi reggiana è presente a Rui Barbosa, nello stato della Bahia, nord-est del Brasile, da 46 anni. Attualmente vi sono impegnate una decina di persone, tra sacerdoti, religiosi e alcuni laici. Uno di questi ultimi è Gianluca Guidetti. Dal 2005, su richiesta del vescovo Don André, ho assunto il servizio di economo diocesano, aiutando il vescovo nell'amministrazione della diocesi. Sposato, padre di tre figli, risiede dal 2001 in questo territorio, notoriamente uno dei più poveri, anche per le avverse condizioni climatiche che portano spesso periodi di drammatica siccità. La diocesi di Rui Barbosa, la cui estensione è pari circa a quella della regione Emilia-Romagna, ha sviluppato e continua a portare avanti alcuni progetti in vari ambiti. Uno di questi è legato all'educazione dei bambini e degli adolescenti, che trovano nell'oratorio Centro Joven San Giorgi, fondato molti anni fa per iniziativa di Firmino Pessina, un luogo di accompagnamento e di crescita grazie ad adulti che si prendono cura di loro. I 150 bambini di età compresa fra i 7 e i 14 anni che trovano ospitalità al centro San Giorgi sono infatti impegnati quotidianamente anche nella gestione di minuscoli appezzamenti di terra.
Un altro frangente sul quale si lavora Rui Barbosa è quello dei diritti umani, molto spesso violati, calpestati, dimenticati o messi da parte. Come per il progetto botanico e ortofrutticolo, anche qui i familiari dei ragazzi vengono coinvolti nelle iniziative proposte, in questo caso con incontri ad hoc. Dando a loro alcune indicazioni e soprattutto aiutandoli a capire i loro diritti, a comprendere quali sono i loro diritti perché possano poi fare in modo che siano rispettati. Ma molto c'è da fare anche sul piano culturale. A questo scopo dal 2005 è nata Moringa, associazione impegnata soprattutto nell'istruzione scolastica delle nuove generazioni. Una rete di 3 biblioteche e diversi corsi di formazione cercano di fornire loro la preparazione necessaria ad affrontare il mondo esterno. Questi corsi però per molti dei ragazzi non sono facilmente accessibili dal punto di vista economico. Contattando i recapiti in sovrimpressione li si potrà aiutare, contribuendo a questo come agli altri progetti messi in campo dalla diocesi brasiliana. Con quest'ultimo servizio si chiude la puntata di oggi. Vi ringraziamo di averci seguito. La redazione vi dà appuntamento alla prossima settimana.